E oro. È mitico. Ok, raga, abbiamo creato lo squalo mitico. Abbiamo... Oh mio Dio! Quanto è bello! Quanto è bello e stupendo! Cosa succede se andiamo a dare da mangiare un'arma mitica ad uno squalo bottino? Ebbene sì, tra tutte le novità che ci sono state all'interno di questa nuova Season 3, sicuramente una delle più carine è l'introduzione di questi nuovi squali bottino. Ma prima vi ricordo, se anche voi volete un nuovo pass battaglia gratis di questa nuova Season 3, mi raccomando, iscrivetevi ora al canale e attivate la campanella delle notifiche. Lasciate immediatamente like a questo video e recatevi all'interno del negozio oggetti nella sezione supporto a un creatore. Inserite il mio supporto a un creatore R. 4 scope. Questi tre semplicissimi passaggi vi daranno la possibilità di ottenere il pass battaglia gratis o, se avete già il pass battaglia, una skin a piacere all'interno del negozio oggetti. Quindi andiamo a regalare Verge, che è una skin che adoro, è veramente stupenda questa skin. Ecco qui il fortunato di oggi. Ovviamente andiamo a personalizzare il regalo col nostro pacchetto preferito. Può ottenere questa skin questo ragazzo solo perché utilizza il mio supporto a un creatore. Completato! Tutti i regali sono stati consegnati. Bene, bene, bene. Quindi mi raccomando, anche voi, se volete il pass battaglia gratis o una skin a piacere all'interno del negozio oggetti, supporto un creatore R4 Sco. Bene, bene, bene. Il nostro primo obiettivo sarà sicuramente trovare gli squali. E io quasi quasi mi dirigerei qui in una zona completamente inondata dall'acqua. Non hanno uno spot fisso come le casse di munizione o le casse normali, sono più come gli airdrop di approvvigionamento che spawnano casualmente all'interno della mappa o anche i lama. Anche se sinceramente all'interno di questa nuova stagione non ho visto nemmeno un lama, forse sono andati a rimuoverli, non lo so. Scrivetemi qua sotto se voi avete visto un lama all'interno di questa nuova mappa. Guardiamo dall'alto se riusciamo ad avvistare qualche squaletto, ma per ora non ce n'è traccia. Sono sceso qui alla fortiglia, oltre appunto per trovare qualche squalo, ma anche perché c'è un boss leggendario, la signorina Oceano, e ovviamente ci servirà la sua arma mitica. Mannaggia, il primo anello della safe ha chiuso e non è sicuramente dove siamo noi, quindi ci dobbiamo assolutamente sbrigare. Dobbiamo trovare il nostro boss. Oh, che fortuna! Che fortuna! Eccolo qua sotto. Nemmeno a dirlo, nemmeno a farlo apposta. Era sotto di noi, forse ci ha sentito. Ci ha voluto dare una mano. Eccola qui in una posizione un po' strana. Va bene, noi la andiamo a killare. Andiamo a prendere tutte le armi. Ma sì, prendiamo anche questa qui. E ora vorrei trovare, prima di andare a cercare uno squalo, anche delle altre armi. Almeno possiamo fare degli esperimenti. Ma quello scagnozzo a chi sta sparando? Che sono da solo in game. Sta fedando contro uno squalo lo scagnozzo. Vediamo se lo squalo se lo va a mangiare. Vai, vai, squalo, tifo per te. No, no, squalo, non morire. Cattivo scagnozzo di frighillo con l'arma del tuo boss. Maledetto scagnozzo, lascia stare il mio amico squalo. Signor squalo, no, no, oh, squalo, ti avevo protetto io. Che paura, cattivi scagnozzi. No, raga, avevamo trovato uno squalo. Cioè, avevano trovato uno squalo e lo stavano killando. Ora, prima che lo troverò un altro, mi sa che sarà molto difficile. Perché qui in zona mi sto pattugliando tutto questo, il perimetro di questo luogo. Ma non sto avvistando nemmeno uno squalo. Maledettissimi scagnozzi. Dov'è? Dov'è? Dov'è il cadavere? Eccolo, eccolo. Maledetto cattivo. Signori squali, venite che vi ho portato da mangiare. Dai, avanti, fatevi vedere. Eccolo! Trovato, trovato, nice. Perfetto, ora possono iniziare i nostri esperimenti. Anche se vorrei iniziare con qualcosa di grigio. Squalo, tu stai fermo lì, eh. Stai fermo qui, io torno subito. Ok, sono riuscito a trovare una pistola bianca. Bravissimo, lo squalo è rimasto qui ad aspettarmi. Allora, andiamo a lasciare questa pistola bianca. Vediamo cosa succede. Oh, se l'è mangiata! Se l'è mangiata, che paura, pensavo stava attaccando a me. Ok, se l'è mangiata. Vediamo se è cambiato qualcosa o è sempre uguale. No, penso sia il classico shark grigio. Ok, perfetto. Prima prova non ha suscitato nessuna modifica all'interno dello squalo. Proviamo con un assalto. No, questa volta attacca a me. Se l'è mangiata di nuovo, che figo. Ok, perfetto. Vediamo se questa volta è cambiato qualche cosina. Questa volta però attacca a me. No, mi sembra... Oh! Mi sembra il classico squalo grigio. Vediamo. No, 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 bello tranquillo. Ok, andiamo a dargli qualcosa di blu ora. Venga qui, signor squalo. Si venga a mangiare, è pronto da mangiare. Venga qui. Venga a cibarsi di questa pistolina blu. Vediamo. No, no, no. Mamma mia. Ok. Eccolo qui, se l'è mangiata. Mamma mia, che paura dargli da mangiare, raga. Vediamo se è cambiato qualcosa in lui. Mi sembra di no. Mi sembra il classico squalo che conoscevamo un attimo fa. Vediamo se arriva. Sì. Oh, mi ha mezzo killato, maledetto. Ok,
Andiamo a dargli qualcosa di viola. No, mannaggia, la safe parte tra... Ok, dobbiamo sbrigarci. Diamogli questa pistolina viola e vediamo che cosa succede. Squalo, non attacchi, me la prego. Venga a mangiare qui. Venga qui. Squalo, è pronto? Squalo, dai, a tavola. Su. A tavola. Vieni qui. No, dove vai? Dove vai? Si sta agitando. Eccolo, 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 eccolo. No, 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 non a me. Cattivo. Mangia la pistola ora. Mangia la pistola, dai, prima che parte la safe. Mangia la pistola, dai, squalo bianco. Ok, credo l'abbia puntata. Vai, 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 vai. No, l'ha superata. Si rigira, si mette in posizione. Azzannala. Azzanna, non riesce a trovarla. Oh, che cos'è? Lo sapevo succedeva qualcosa. È viola, ora lo squalo è completamente diventato viola. No, no. Oh mio Dio, che figo. Ma quanto sei cattivo però. Cattivo di uno squalo. Raga, devo andare in safe però. Ero curioso di vedere cosa succedeva se lo andavamo a killare. Vediamo che cosa succede però se arriva la tempesta. Vediamo se lui muore. Vediamo che loot lascia. Ok, stiamocene qua. No, 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 attacca di nuovo me. Mio Dio, che squalo cattivo. Vediamo dove... Oh mio Dio, che figo, regalo squalo viola però. Bellissimo. Vediamo se muore. Signor squalo, ce lo lascia il nostro loot? Ah, si è morto. Ah no, non è morto, eccolo qui, ancora vivo. Ancora vivo e vegeto, guardate che figo che è di color purple. C'è un altro squalo. Sicuramente ha sentito l'odore delle armi. Sapeva che il suo amico stava mangiando. Ah, regà, aspetta. Aspetta, 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 ma non è che... Questi vengono in safe. Stanno venendo in safe. Che figa questa cosa. Bellissima, quindi non muoiono ma vanno in safe. Bello, bello, bello. Non so se sta seguendo me però. Non credo stiano seguendo me perché l'altro sta arrivando comunque in safe ed è più distante. Bella questa implementazione, non lo sapevo. Ok, adesso andiamo a fare... Vediamo se arriva il nostro squaletto, come lo chiamiamo? Il signor Inolfo. Lo chiamiamo Inolfo. Sarà molto felice del suo nome questo squalo. Ok, signor squalo Inolfo. Ora è arrivato, soprattutto è arrivato qui perché c'è quest'altro squalo. No, e basta. Oh mio Dio. Ma come ho fatto a prendermi? Fermo, fermo. Stiamo cercando lo squalo in Inolfo noi. Non vogliamo niente da lei. Dov'è l'altro squalo? Ancora? Ma certo che sei proprio prepotente. Oh, non ho più le bende. Va bene, diamogli l'arma mitica a lui e vediamo cosa succede. Anche se non è Inolfo, non è il nostro squalo. Però vediamo, dandogli... Mamma mia, questo è più cattivo. Oh, questo sta a 2000, raga, è affamatissimo. Andiamogli a dare quest'arma. Vediamo che cosa succede. Vediamo se è di suo gradimento. Vediamo se l'ha denta. Oppure... Oh mio Dio, come se l'è mangiata subito. Però non è successo... Sì, è successo qualcosa. È oro. È mitico. Ok, raga, abbiamo creato lo squalo mitico. Abbiamo... Oh mio Dio! Quanto è bello! Quanto è bello e stupendo! Lo squalo mitico! Stupendo! Bellissimo! Peccato che non è il nostro signor Inolfo. Però vediamo, vediamo, vediamo com'è sulla bocca. No, non ci attacca più. Peccato, forse vuole mangiare qualche altra cosa. Non è che mangia quei pesci lì? Vediamo che cosa succede. Abbiamo 7 secondi. Eccolo lì il nostro squalo Inolfo. Ok? Arriva da noi! Raga, è stupendo. Noi andiamocene in safe che devo provare un altro esperimento. Signor squaletto, lei non ha un nome, però ci segua in safe perché mi serve. Devo... Signor squalo, signor squalo. No, no, ora ha fatto amicizia col signor Rinolfo, raga, non ci seguirà più in safe. O comunque, sì, 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 loro vengono in safe, sì, sì, sì. Loro seguono proprio l'andamento della tempesta. Molto carina questa implementazione che hanno avuto i genietti di Fortnite. Venga qui, dai, su. Faccia il bravo. Oh mio Dio, raga, eccolo! Eccolo qui, è spiaggiato! Ok, vediamo che cosa succede se andiamo a killare lo squalo bottino mitico. Andiamo a vedere, iniziamo a fargli un po' di danno, ok? È già un po' ittato, bene. Anche se sembra più resistente rispetto a tutti gli altri squali, raga. Mi sa che questo qui è più duro e più tosto da sconfiggere. Sia tranquillo, signor squalo, lo so che lei non ha un nome e per lei non è una cosa carina. Però dobbiamo fare questi esperimenti noi. Di nuovo! Eccolo, fermo qui che ti firghillo. Stia fermo! Dottore, è per la scienza. Venga qui in nome della scienza. Ok, raga, ultimi colpi. Vediamo che cosa succede quando distruggiamo uno squalo mitico. Se sei un vero squalo alfa, vieni qua sotto da noi. Oh mio Dio, meno male che non ha saltato. Ok, distrutto.
Ok, ci ha ridato il nostro vampa mitico più delle altre armi. Wow. Il lanciagranate, per esempio, non era per niente un'arma che avevo. E nemmeno il fucile d'assalto, questo qui, comune, stracomune. Molto, molto figo. Quindi, ovviamente, ogni volta che andate a trovare uno squalo e brilla di luce mitica, brilla di luce oro, sicuramente al suo interno o ha un'arma oro oppure ha un'arma mitica. Quindi, mi raccomando, focussate assolutamente tutti gli squali, perché non è detto che anche gli squali normali hanno del bottino al suo interno. Anzi, facciamo un altro esperimento e scopriamolo insieme. Eccolo trovato, finalmente un altro squalo, e siamo pronti per il nostro ultimo esperimento. In questo esperimento vorrei vedere... Oh mio Dio, e ti pareva che non attaccava subito? Oh, ha distrutto tutto quanto. Vi stavo dicendo, in questo esperimento vorrei vedere cosa droppano gli squali dal momento che li killiamo. Quindi gli lasciamo un po' di oggetti da mangiare. Anzi, glielo facciamo mangiare uno alla volta, tante volte poi gli va di traverso. Quindi prego, signor squalo, è pronto da mangiare, si accomodi pure. Lì c'è un bel caccia per lei, quando vuole è lì che la te... Oh, ci sono due squali. Questo qui, attenzione, gli ruba da mangiare. Se lo prende quest'altro, di volato il caccia. Ok, prego signore, è lì pronto. No, 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 io, non io. Non sono io il tuo cibo, maledettissimo squalo. È quel tac bianco, lo vado a mangiare, dai, vado a mangiare quel tac grigio. Oh, cosa? Si sta mangiando la nave? Si vuole mangiare la nave? No, prova a mangiarla, ma non riesce a mangiare la... Oh mio Dio, che figo. Ma questo tac qui, te lo vuoi mangiare? Lascia in pace quel motoscafo, vieni a mangiarti il tac, dai. Finalmente sembra che ha... Perfetto, se l'hai mangiato. Ok, ora mi sembra che abbiamo droppato un caccia rarità verde e un tac di rarità maledetto squalo. Guarda che mi tocca fare per schivarlo. Ok, andiamo a killarlo e vediamo che armi, che loot ci va a droppare. Mamma mia, la pistolina. Ci siamo, gli ultimi colpi. E vediamo finalmente cosa andrà a dropparci. Se le armi che ha mangiato oppure delle altre armi maxate. No. Quindi ci va a droppare le armi che mangia in giro. Io pensavo magari che gli damo un'arma e diventava di rarità superiore. E invece no. Ok, va bene, abbiamo scoperto una nuova cosa. All'interno di questo video siamo andati a scoprire davvero tantissime cose, tutte inerenti gli squali. Mi raccomando, fatene buon uso per i vostri game e non vi scordate i tre passaggi fondamentali per ottenere il nuovo pass battaglia completamente gratis, oppure se avete già il pass battaglia, una skin a vostra scelta all'interno del negozio oggetti. Noi ci vediamo più tardi con altri nuovi video. Intanto vi lascio qua sotto altri video, qua sopra altri video che potete vedere, perché sicuramente non li avete già visti. Noi ci vediamo più tardi e le strade.